dove Gesù si incontra con i religiosi del suo tempo, che erano gli scribi e i farisei. E i farisei si fanno avanti per dire a Gesù: perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Non si erano lavate le mani. E Gesù disse loro: ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Così, avendo tralasciato il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini. Diceva loro ancora: come sapete ben annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra. Ecco, e così noi ci troviamo di fronte a operazioni compiute per salvare una tradizione, ma tradizione degli uomini, qui è stato specificato, la quale è in contrapposizione alla volontà di Dio. Allora ecco che qui, per la prima volta nel corso di questa lettura, io dico: ma è meglio ubbidire a Dio o è meglio ubbidire agli uomini? Chi vuol fare la volontà di Dio deve per